Grazie della linea Salvatore, giorni davvero intensi qui al santuario di San Gerardo che hanno portato a questa giornata che i fedeli stanno vivendo appieno, questa festa in onore di San Gerardo Maiella. In mia compagnia il rettore del santuario, padre Davide Perdonò, e Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro. Inizierei dal rettore. Padre Davide, dicevamo, giorni davvero intensi ma che si stanno vivendo davvero con grande gioia. Beh, certo, e per noi è una grande gioia quando noi ci troviamo di fronte a così tanti pellegrini che vengono qui, però la cosa più interessante e più bella che è la nostra esperienza non è guardare la massa, è che poi questi pellegrini con noi hanno un incontro, un dialogo personale, e allora tante storie che si intrecciano, tanto vissuto, no? Così a volte che mostra anche alcune difficoltà, alcune ferite particolari, ma sempre con tanta speranza, sempre con tanta fiducia, e sempre questa fiducia sconfinata in questo giovane santo che usa e conosce il linguaggio della gente, pertanto la gente lo trova immediatamente e lo sente veramente vicino. Per noi questa è una cosa bella, non è tanto la massa che c'è stata, abbiamo avuto un'affluenza quest'anno impressionante nella novena, però è stato molto bello proprio il dialogo, l'incontro con loro, e attraverso di loro noi riusciamo a scoprire, a capire sempre di più la figura stessa del santo, ecco, che non è più un fatto solo di miracoli, taumaturgo, è stato sottolineato in altre realtà, taumaturgo, no, non è solo questo. Faremmo torto a lui se sottolineassimo soltanto questo aspetto. Noi dobbiamo andare ad una spiritualità del santo, una spiritualità molto forte, ma anche molto leggibile e molto concreta. Presente anche il nunzio apostolico in Italia, che ha avuto modo di approfondire anche la figura di San Gerardo e ne ha rimarcato il suo essere giovane in questo tempo dove i giovani sono al centro anche grazie al sinodo della Chiesa. Il Vaticano ha fatto sentire anche la sua presenza, quindi. Beh, io spero che tutto quello che sta accadendo nella Chiesa, che non credo che sia diciamo nel desiderio e nella volontà del Papa, che non siano tutti questi slogan che si susseguono l'uno all'altro, questi grandi titoloni, così come fu per la famiglia un tanto polverone, poi alla fine adesso se ne parla poco o quasi per nulla, se non per qualche polemica. Io penso che la cosa migliore da fare è un po', a me, ecco, San Gerardo anche su questo mi ha ispirato molto, mi ha fatto capire molte cose. Ecco, prima di tutto noi adulti, è sbagliato pensare che il problema siano i giovani, il problema siamo noi adulti che non riusciamo a trasmettere ai giovani quei valori, perché forse mancano anche nella nostra vita di adulti. E questo mi sembra che sia molto importante. Dall'altra parte, ecco, direi di accompagnare i giovani anche se non li comprendiamo a volte. Non è un mondo, perché io anche su questo ho una mia personale idea che potrebbe certamente essere, ed è certamente forse sbagliata. Io ho l'impressione che gli adulti vogliono conoscere il mondo dei giovani, sezionarlo, forse per governarli, perché molte volte questo accade. Monsignor De Luca, ritorna con piacere, immagino, a questo santuario, quale ovviamente è particolarmente legato, per condividere con i fedeli questa devozione verso San Gerardo. Sì, cogliamo in questo flusso di pellegrini che raggiungono Mater Domini un anelito, una sete, un desiderio di spiritualità. E incontrando San Gerardo i nostri pellegrini riescono in qualche modo a trovare quella pace interiore nell'interpretare il carisma di cui San Gerardo è stato ed è il custode. Le nostre chiese, che pur raggiungono il santuario, possono verificare quell'impegno di carità, quell'impegno di evangelizzazione in una cultura profondamente smarrita sul versante dei grandi valori cristiani. Il messaggio del santuario, la testimonianza della comunità e di San Gerardo sono particolarmente attuali, anche
a costo di andare controcorrente, resta l'obiettivo della santità. San Gerardo è stato questo testimone e nel firmamento di una storia di santità si staglia luminoso e significativo. E rimarchiamo come sia importante anche quando si parla di carità non fare distinzioni in un'epoca in cui si tende ad alzare i muri e non parliamo magari solamente dei migranti, tante sono le iniziative, ieri lo ricordava il rettore del santuario come Accendi la Carità, ecco, una carità senza distinzioni che non guarda magari al colore della pelle o la religione diversa. La carità per noi cristiani non è un risvolto sociologico, non è una dottrina, non è una ricetta, la carità è un impegno teologale e direi che è un impegno trinitario. San Gerardo ha scritto pagine memorabili nella sua semplicità sulla spiritualità trinitaria e da quella trinità, dall'incontro e dalla meditazione su Dio Trinità è nato il suo impegno sul versante della carità. I poveri, gli affamati, gli ammalati, tutti coloro che si dirigevano verso la comunità di Mater Domini trovavano in San Gerardo un aiuto e un sostegno. E parlare di carità significa parlare di Dio. Papa Francesco vuole una chiesa povera a servizio dei poveri ed è così che riscopriamo il volto di Dio che è carità. Vi ringrazio Monsignor De Luca, grazie anche a Padre Davide Perdonò, vi ricordo l'appuntamento sempre in diretta questo pomeriggio per seguire insieme la solenne processione per le vie di Mater Domini dal Santuario di San Gerardo. È tutto, a te la linea Salvatore.